primo obiettivo che noi dobbiamo raggiungere. Il secondo è quello di trasformare la scintilla in una piccola croce. Come avviene ciò? Avviene facendo vedere la scintilla sull'esca. L'esca anche questa è un qualcosa che cattura. E per esca l'uomo preistorico utilizzava il fomes fomentarius o comunque del più in materia di scarsa qualità, andando in giro del territorio si riesce a capire. Anche se ci sono materiali migliori. Thank you.